Macario, per i torinesi, per tutti chi piaceva il buon tempo, era un buon tempone. Sì, io ho visto Macario tante volte, prima della guerra e dopo. Macario era un comico che sapeva commuovere. Macario io non l'ho mai visto. Era l'anima del Piemonte. Vado a Zonzo, dove il cielo è sempre blu. Ho dei passeri che svolazzano sopra gli alberi e mi cinguettano di lassù. E quanta poesia! Vado a Zonzo con il mio cuore di sognator. E gironzolo per i viottoli dove olezzano sulle prodi mille fior e parlano d'amor. Via Botero 1 è un bel indirizzo di Torino. Magari tanti torinesi non sanno cosa voglia dire. Vuole dire una cosa importante. È la casa dove è nato Erminio Macario. Nato, diceva lui, nelle mansarde, oggi si direbbe l'attico, ma credo che al suo tempo non si dicesse mansarde, forse si diceva su fiotte, nel suo piemontese. Macario, Torino, il Piemonte. Ha girato tanto Macario, ha lavorato in tanti teatri, ha avuto tante compagnie, tante ballerine di tutti i paesi del mondo, ma il suo cuore era qui, il suo mondo era qui, la sua lingua era questa. Via Botero, il quartiere della Consolata, di Maria Ausiliatrice, dove si era formato. Sono tornato da messa dalla Consulà, mi diceva negli ultimi anni, ci andava spesso e non aveva mai dimenticato l'insegnamento dei salesiani. Consolata e Isabluet, i due poli della sua Torino. Le attrici, le ballerine. Quando aveva avuto la prima scrittura, la mamma di Macario, che l'aveva mantenuto facendo la portinaia, gli diceva, ma ci saranno mica le ballerine? No mamma, stai tranquilla, le ballerine lì non ci sono, è uno spettacolo di cultura, uno spettacolo musicale. E poi fra sé e sé, niente è vero, c'erano delle bellissime ballerine, di cultura ce n'era assai poca. Ma quello era il suo mondo, in quella Torino era vissuta. Era forse l'altra Torino, l'altra faccia, ma forse la più importante, o almeno la più necessaria, di quella città che un giorno sarebbe diventata la città dei soldatini blu. La sua invece era una Torino sorridente, allegra, dove c'erano anche quelle ragazze di cui si sarebbe circondato tutta la vita. Verso la fine della vita Macario ha voluto scrivere una autobiografia, Macario Story, molto divertente, alla Macario, molto allegra, molto scherzosa. Vorrei leggere le ultime righe. Sono rimasto un uomo pieno di fede e profondamente attaccato ai ricordi e agli insegnamenti avuti fra i salesiani di San Giovanni Bosco. Così spero che anche il Padre Eterno sarà clemente con me. Nel lontanissimo giorno in cui mi presenterò al Tribunale Celeste, accompagnato magari da una folla di angioletti danzanti con l'ombelico scoperto. Quel lontanissimo giorno sarebbe venuto 9 anni dopo. Passeggiando sopra i tetti, quando a notte il cielo è blu. Sono qui davanti a via Bonelli 6, la seconda casa di Macario. Macario è venuto a abitare qui che aveva 5-6 anni. Ed è veramente emozionante pensare a quel bambino che correva per queste strade. Macario da bambino era molto birichino. Vedete questo secondo gradino lì? Lui è riuscito, avrà avuto 7-8 anni, a infilare la testa dentro e poi hanno dovuto intervenire 3 persone per toglierlo perché è rimasto incastrato. Quindi era un bambino veramente terribile. Cosa posso dire di Macario? Sono molto emozionata a parlare di lui perché Macario è stato un grande maestro per tutte noi attrici. Ha insegnato veramente tutto, ha insegnato come si dà sul palcoscenico, ha insegnato i tempi comici, ha insegnato come fare per ricevere una risata, perché era un generoso, era un grande maestro, un grande attore e soprattutto un grande uomo. Io l'ho voluto molto molto bene, per me è stato un secondo padre e parlare di lui mi emoziona ancora sempre tantissimo, perché nessuna persona che ha lavorato con lui potrà mai dimenticarlo. Sono passati vent'anni dalla sua morte, eppure lui è così presente, così vivo nel nostro cuore, in tutti noi. Mi ricordo il primo incontro con Macario. Io volevo fare l'attrice drammatica. Lui mi ha detto, vuoi fare l'attrice drammatica? Non vedi che è una faccia che fa ridere? E così è cambiato la mia vita. Dunque, dovete sapere
che io prima di fare il comico facevo l'attore drammatico, sì. Molti ridono a sentire e penso anche che molti dicono, ma possibile? Sì, io ho fatto 5 anni l'attore drammatico e solo parti drammatiche, tragiche, commoventi. Poi un bel giorno, non so perché, mi sono svegliato e ho fatto il comico. Improvvisamente, così, proprio sono entrato in una compagnia dove hanno detto, ah, come recita bene. Dico, ma ha mai provato a fare qualche macchietta? Canta? Dico, no, veramente io non ho mai cantato. Beh, allora provi. Ho provato e ho fatto una prima rivista con una grandissima soubrette, Isa Bluet, che è stata la creatrice della rivista italiana A Spettacolo. Capirti, tu mi fai morire se mi guardi appena, fai tremare il cuore pure al toreador che va nell'arena, chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh ma cariolita, pure il toro ahimè ti sospira, olè, morirò per te. Era un grande attore, un grande direttore artistico e un grande uomo veramente. Io ho debuttato con Macario che avevo 16 anni e mi ha insegnato a fare del teatro. Ne sono molto molto riconoscente. Pace alla sua anima. Ti adoro, Erminio. Signora Osiris, non creda di cavarsela così. Allora, qualche ricordo, qualche spettacolo, qualche aneddoto sulla... Io ho fatto 5 spettacoli con Macario. 5 spettacoli veramente importantissimi. Veramente molto belli, di gran spettacolo, veramente da allora che oggi non esistono più. Con molto dolore. Qual era il rapporto tra comico e soubrette? Lui mi voleva molto bene, io volevo molto bene a lui, poi specialmente avevo molta suggestione, ero una ragazzina, insomma. E quindi non ci sono stati degli aneddoti particolari, qualche ricordo, qualche litigio anche? Io mi sono molto divertita, delle volte eravamo in scena un quarto d'ora, 20 minuti da soli, senza copione, senza niente, si faceva lo spettacolo e il pubblico ci seguiva e si rideva insieme. Ed erano giornate veramente delle ore stupende. Che carini! Priscilla, a cosa pensate? Oh, aspetto che cada una stella per esprimere un pensiero. Ah, sì? Sì. Oh, che peccato, anche questa è andata. Volete una stella cadente tutta per voi? Sì. Esprimete un desiderio. Sì. Sì, guardate il cielo. 1, 2, 3. Oh, bene, bene, speriamo che si avveri. Che desiderio avete espresso? Oh, che la vostra maledetta serra piena di fiori salti in aria. Dunque, io ho cominciato la mia carriera con Macario tantissimi anni fa, nel 1947. Ero una studentella con la faccia lavata a quei sapone, i vestitini cuciti dalla sartina che veniva una volta alla settimana a casa,
e improvvisamente mi sono trovata nelle mani di questo grande personaggio, grande uomo di teatro, che mi ha trasformata. E quello che io ricordo con più tenerezza oggi è che quella ragazzina che ero, da un giorno all'altro è diventata una diva. Mi hanno tinti i capelli, biondo platino, mi hanno messo le ciglia finte, oggi si direbbe hanno trasformato il mio look. Allora non si usavano queste parole e sono stata semplicemente accompagnata da un parrucchiere, da Macario stesso e da sua moglie, e che gli hanno dato loro le indicazioni di come dovevo diventare. Poi che dire di Macario, che a parte questa trasformazione così totale, è stato il primo vero contatto con il pubblico, ha rappresentato per me il successo, e poi lo ricordo come un preside che avevo lasciato pochi mesi prima al liceo, cioè un preside che teneva a bada questo gruppo numerosissimo di ragazze e di ragazzi, eravamo credo una cinquantina in compagnia, con un pugno di ferro severo ma comprensivo, e la sua bontà e gentilezza. Fiori voluttuosi. Da Macario io ho imparato tutto, tutto del teatro. Macario ci voleva tutto in scena. Eravamo in 32, nelle Educande di San Babila, 32, la più vecchia aveva 19 anni. Pensate un po'. E niente, ci voleva vedere ingrassare, dimagrire, il trucco com'era, se era perfetto, e poi potevamo entrare in scena. Mi diceva, però tu devi essere più nell'ambiente del teatro brillante, nel teatro, e difatti io così ho fatto. Io l'ho sempre chiamato signor Macario. Difatti Lia, la moglie, mi diceva sempre, ma perché non gli dai del tu? E io l'ho sempre chiamato signor Macario. Cosa vi devo dire? È stata un'esperienza incredibile. Lui aveva delle antenne incredibili e mi faceva fare sempre tutto. Cioè io entravo, uscivo, ma dove? Tu esci, e poi mi faceva rientrare. Sono 53 anni che io lavoro e ne vado molto fiera, 53 anni, pensate, di carriera, non indifferente. Comunque ciao Macario, ciao a tutti, ciao, 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 e che Dio ti benedica, sempre. C'era una fotografia molto carina di Macario con le sue famose donnine, anzi, per meglio dire, Macario con le gambe delle sue famose donnine. E c'era Macario seduto così con le spalle a un muretto, e dal muretto spuntavano tutte questa quarantina, ottantina di gambe, non so, tantissime. Ed erano delle belle gambe dritte, naturalmente, perché la prima dote di una ballerina è avere le gambe dritte, ma erano tutte belle cicciottelle che... Paragonate a quelle di oggi, insomma, sono divertenti e forse oggi non funzionerebbero più come allora. Io sono la morena dagli occhi di sirena. Son come una catena che ti incatena col non so che. Il piratone fiero, l'ardente bandolero, con mio sguardo piego, son tutto fuego da capo a pie. Olè, 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 olè. Piri pim pim pim, oh bel Moretti, come sei carino. Thank you.
se mi baci tu con quel naso in su non resisto più. Ma che bel maschio, ti darò un bacio. Se mi fai del mal, più sarai brutola, più sarai fatal. Tu ti sto a guardar, più l'amor mi tocca. Ti vorrei straziar, ti vorrei baciar, con la pipa in bocca. Ora pom pom pom, oh bel piraton, quanto sei frescon. Non resister più, ti farò laggiù, due occhioni blu. Passione. Io son tutto ardor, sono il sole d'or, che la pampa in più. Il successo di Macario al cinema è un successo che è segnato soprattutto dagli anni 40. Gli anni 40 che sono separati dalla guerra, ma che lo vedono protagonista assoluto sia prima del conflitto sia subito dopo. Per la verità il suo esordio nel 33 in un film che si chiama Aria di Paese, in cui Macario è molto ricalcato sul grande successo internazionale che all'epoca aveva Charlie Chaplin. Ma poi all'inizio degli anni 40 ottiene uno strepitoso successo con dei film molto innovativi per l'epoca. Il primo di questi, e forse il successo più clamoroso, è Imputato Alzatevi, un film che utilizza per la prima volta la tecnica dei gagman, cioè vengono chiamati molti umoristi, soprattutto gli umoristi delle riviste come il Marco Aurelio, che portano nomi che destinati a diventare famosi come Federico Fellini, Age, Scarpelli, Metz, Marchesi, Ettore Scola, Maccari e così via. Vengono chiamati per scrivere tante piccole situazioni comiche che poi Macario lega tra di loro con una performance che è straordinariamente surreale. Straordinariamente surreale anche rispetto alla comicità che andava di moda all'epoca. Tant'è vero che per la prima volta in quel periodo in cui il controllo di censura era comunque molto forte, si vede un giudice fare delle cose assolutamente strane. Sì, c'è un'ambientazione francese per il film, però è chiaro che è solo la grande viscomica di Macario che riesce a far superare i problemi che questa storia avrebbe potuto comportare. Imputato, alzatevi! Non posso. Perché non potete? Sono già in piedi. Allora sedete. Ah, ecco. È venuta mia moglie. Secondo voi mia moglie è colpevole? Cioè voi come vi considerate, innocenti o colpevoli? Ma veramente, signor Presidente, voi mi mettete in un bel imbarazzo, eh? Io? Eh? Come? Veramente non capisco, cosa dice? Avvocato, no, non incominciamo con le insinuazioni. Nessuno vi contesta il diritto di suggerire le risposte dell'imputato, ma è inutile farci entrare delle faccende di carattere esclusivamente privato. Dunque, siete innocenti o colpevoli? Sono innocente. Ma che innocente d'Egitto? Voi siete colpevoli. Mettetevelo bene nella testa, una volta per sempre. Avete confessato, i testimoni l'hanno provato. A luce meridiana tutte le circostanze sono a vostro carico. Voi siete colpevoli. Ma quello chi è? L'avvocato difensore. Accidenti, è bravo però, eh. Basta adesso, la parola al pubblico ministero. Con la preghiera di essere breve. Più che breve sarò telegrafico. Assassino confesso. Stop. Espressione ebete nasconde sguardo sinistro. Causale addotta difesa semplicemente ridicola. Richiedo pena ghigliottina. Saluti affettuosi. Arriverà giovedì cordialmente pubblico ministero.
Hai sentito che tipo quello? 19 parole a 25 centesimi la parola, con 4 a 25 mi manda la ghigliottina quello. Meno male, facciamo presto, la parola alla difesa. Signori della corte, eccellentissimi giurati, anch'io sarò breve, sarò brevissimo. Voi avete innanzi agli occhi un artista illuso, un provinciale, un sognatore. Giunto nella città tentacolare non vide che il roseo della vita. Non ne concepì che il bello, non vide il male che si celava come un aspide nel roseo rosetto. Trovò una donna perduta, la raccolse e volle redimerla. Si è molto parlato in quest'aula di quattro cappotti rubati. Ma chi vi dice che egli non li abbia rubati per riparare dal freddo quella donna? Oppure lacerati in tante strisce per farne delle fasce per il suo bambino? Anch'io sarò breve, sarò brevissimo. Quella donna non gli fu riconoscente. Fuggì! E con chi fuggì? La spiegazione ci è data dalle parole di quella canzone in cui egli riversò tutta la sofferenza che straziava e che ancora oggi strazia il suo animo d'artista tradito. Saprà presto, va, mischia che tocca a te. Subito dopo Macario gira a Torino altri due film basati sul suo repertorio teatrale, Lo vedi come sei, non me lo dire, e poi una parodia strepitosa dei musical americani che si chiama Il pirata sono io, che viene girata a Tirrenia proprio mentre l'Italia entra in guerra con la Francia. Infatti la lavorazione fu disturbata da un bombardamento. E, questi quattro film, tutti e quattro film col punto esclamativo nel titolo, curiosità strana insomma, che dà anche questo un po' il senso della sua realtà, sono diretti da Mario Mattoli, che è il regista italiano che è stato più capace di tutti gli altri di dare il meglio di sé agli attori di origine teatrale, e tale era infatti Macario, che arrivava al cinema proprio forte del suo successo teatrale. Buongiorno, signorina, permettete una parola? Sì. Offenbach. E perché? Che c'entra Offenbach? Beh, non c'entra, ma ci sta bene. No, volevo dire, siete sola? Sì. E stasera sarete anche sola? Sì. Anche domani? Sono tanto sola. Io non so, io da dopo che vi ho vista mi sembra di essere rinato a nuova vita. Anche a me? Sì. Da quando vi ho visto mi sembra di essere appena nata. Davvero? Appena nata? Cameriere? Grazie, signore. Portate due biberon, eh? Priscilla! Ma come? Ancora vestito così? Ma giù nel salone si balla! Strano. Non avevo mai capito prima d'ora l'infinita poesia del mare. In una notte come questa, tutta ammantata di stelle. Oh, Jimmy, ma poi mi spaventate! Come l'uomo si sente fragile. Oh, sempre il solito romanticone! Ma io voglio ballare, voglio bere, voglio stordirmi. Ma su, fate presto, andiamo! Sì, a più tardi. Va bene. Andiamo! Jimmy. Spiendanzione. Dopo aver compiuto il giro del mondo a scopo di instruzione, spendendo come un nababbo, io, il ricchissimo visconte Michele Colombelli di Castel Perrone, sto facendo ritorno verso la mia città, dove possiedo castelli, villi e bene ambiti. Data la mia giovane età e la mia inesperienza, mi sono innamorato pazzamente di quella donna, la quale non solo si chiama Priscilla, ma si ostina nel volermi chiamare Jimmy, della qualcosa io mi vergogno come fosse un ladro. E adesso? Cosa succede? Che io vado a mettere la mia impeccabile marsina. Cravatta. Poi scendo a ballare. Mano. Poi mi diverto pazzamente. Mi diverto pazzamente. Poi vado a letto e mi addormento come un angioletto. Buonanotte, buonanotte. Via, 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 via. Ma tutto questo non è interessante. È meglio passare subito all'arrivo del piroscafo, dove sono ad attendermi i miei segretari e la mia potente 16 cilindri. Cioè, sono nel dopoguerra, poi
Macario riprende a fare dei film come protagonista, ma sono dei film di tipo diverso, cioè c'è un fondo melanconico, un po' neorealista, ad esempio come Persi la guerra, un film che potrebbe rientrare in una lettura più ampia del neorealismo, che non sono solo i grandi classici di De Sica, Rossellini, eccetera, ma sono anche questi film comici, quelli suoi, quelli di Totò, eccetera. Negli anni 50 Macario, come molti altri attori comici, diventa una spalla in particolare per Totò. Questo termine non va visto in chiave riduttiva, perché essere le spalle per lui, come per Peppino De Filippo, per Nino Taranto, per Aldo Fabrizi, eccetera, era comunque la possibilità di mettere in campo la loro grande professionalità, insomma le loro partecipazioni, anche se limitate, sono sempre indimenticabili. Per esempio nel caso di Macario, la sua partecipazione alla Cambiale o ai Monaci, due film che vedono Totò in prima linea, sono assolutamente straordinarie. Macario, uno scavalcamontagne che però ha avuto il dono di saper unire la risata alla lacrimuccia, proprio nella grande tradizione delle grandi maschere teatrali. Mosè Travet! Provi chi è? Giusto chiaro, aspettava, che venga a sec, che mi risponda. No, 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 l'ora che vado in via, che sta così. E vei che sento cosa vado a dire a sto signor. Monsimo tu, alla dime ma cades, un po' picciaira, nin giur di a che chiaro la dime poc tempo fa. E da già che alle mie chiaro sì, non la più neanche un mutun perché alle manca il sopportavo. Ma c'è la sua spia. Ma vengo c'è a me una spiega sua, chi è? Che guarda come caparla, Mosè Travet. E non dimentichi che io sono un suo superiore. No, no, se è pignone, né superiore né inferiore. Se è ma due uomini, io non faccio l'auto. In dei quali all'offendio profondamente l'onore. Insomma, cosa spiega? Qualche misura fa, non parlava di protezione vergognosa. A lui dia forse a me, avria forse di che stupor vecchia travaglia sin dritta come un martire da tanti anni. A vendia il suo onore. Ma che mi permetta? No, i miei che mi risponda. Oh, finti conto. Ma cosa crede? Di imporsi a me? Qua c'era una tresca evidente e mi... E chi era l'ambizione? Mosè Travet. Che guarda che sta parola è custra cara. No, non costa l'oncavel, che non costa tanto al punto che sumo. Lei sempre china la testa, piega la schiena, lei di... pazienza, ero l'ancar di caffisa per me, se fai torta sto povero diavolo che la via in ogni maniera difense. Finché l'han mattucame non ti interessi, lei di pazienza, d'amor proprio, pazienza, sono stai cito, lei sempre di pazienza, e pazienza. Allora diventa la mia parola d'ordine. E loro non pensa che montemi col pensa al col, da scarpiseme, d'offende l'onche l'uomo alla pibela, un pidonesto, al mondo, l'onore, ah no, perché a sta mira, adesso mi che auso la testa e vengo a dire in sta faccia chi è, che il mio onore val più che il so, adulatore con i potenti, insolente con i deboli, vil, miserabile, non viglia. Mosè Travet, che pensa più ragnanca pibite i sopesi in drinda, perché di questo passo io vado a farne rapporto a chi di dovere e chi è da cus moment si può considerare come destituito dal suo impiego. Ho conosciuto Macario un pomeriggio del luglio, se non vado errato, o giugno del 1968, quindi qualche anno fa. Io allora ero l'artista torinese emergente con le mie canzoni, col cabaret, e ho ricevuto questa telefonata dal suo amministratore Tino Casaleggio di un appuntamento con Macario. Ho trovato abbastanza strana questa telefonata, perché Macario era proprio al di fuori della mia sfera, diciamo, di lavoro e anche di veduta del mondo dello spettacolo. Comunque sono andato proprio perché incuriosito, e Macario mi fece la proposta di lavorare con lui in uno spettacolo, Class My Fight Parei, una commedia classica, comica, dell'Ottocento, e la cosa mi ha lasciato un pochino perplesso, ma su suggerimento dell'amico Scaglione, come ha detto, ma dai, prova, in fondo è una cosa da un'esperienza che ti può essere utile. Allora io accettai questo contratto, mettemmo in piedi questa commedia con un grande successo di pubblico, e
scopersi Macario non tanto nella sua veste così che tutti conoscono del comico, della macchietta tante volte, ma dell'uomo, un uomo allora solo, un uomo che si entusiasmava del modo di vivere un po' bohemien che io avevo. Allora io ero uno che quando non lavorava andava anche al cinema a vedere i western spaghetti, e ricordo che proprio la sera al cinema Statuto davano uno di questi film western spaghetti, e Macario dice: ma vengo anch'io, porto anche me. Ma dica, ma figurati. Beh, e siamo andati al cinema Statuto bloccando tutto il cinema, perché era una grossa apparizione, Macario che andava al cinema in un cinema di seconda visione di periferia. Ecco, poi ho scoperto l'uomo appunto bisognoso di contatti umani, l'uomo anche curioso di capire, di vedere, di recuperare un tempo forse perduto per lui. Ah, qui si va a coppie, come i cavalli, come i carabinieri, come le monache. Uno di quei giovanotti dice che fa il giornalista, ma deve essere una gran balla, eh? Balla? Balla, panzana in italiano. Le gocce cadono, ma che far se ci bagniamo un po'? Domani il sole ci potrà asciugare. Non si rovina il fracchete, le scarpe fan cicciacchete. Seguiamo la strada verde. Chiedervi di parlarvi di Macario è per me una gioia, perché io devo a lui forse la grande scoperta del palcoscenico. Io ricevetti una telefonata a Parigi e stavo facendo delle cose discografiche, lavoravo all'Olympia, e lui mi telefonò chiedendomi di fare una cosa con lui in teatro. E la cosa che mi convinse di più fu che mi disse: mi hanno offerto tutti i nomi femminili, ma io ho detto o la Pavone o niente. Lui mi registrò su una cassetta come io avrei dovuto interpretare questo personaggio. Io mi sono innamorata del palcoscenico, mi sono innamorata di Macario, perché è stato un maestro. Credo che 4-5 anni d'accademia artistica non sarebbero valsi nulla, perché bastava una serata. Io mi mettevo dietro le quinte e lui mi diceva: vuoi vedere che stasera prendo l'applauso qui? E faceva delle minime cose e lui riusciva a prendere l'applauso. Aveva questi tempi incredibili. Aveva dei tempi comici eccezionali, tanto è vero che poi mi aveva preso in simpatia, mi aveva regalato la sua amicizia, addirittura in scena apertamente col teatro pieno di gente, con le spalle girate al pubblico, diceva: guarda, adesso li faccio ridere. Si girava e senza parlare, aveva un modo di fare dinoccolato, queste sue mosse, e inspiegabilmente per me allora il teatro scoppiava in un grande applauso, in una risata. C'è tanto amore, c'è tanto bel ricordo, e c'è anche una parte della Torino che io conservo nei miei occhi quando viaggio lontano. Il successo delle mie trasmissioni televisive. Ci siamo! Ho trovato casa! Per piacere, un po' d'aiuto. Oh! Una donna in casa mia. Ma cos'è questa storia? Presto, è qua che arriva! Bau, bau, signora! Bau, bau, fuori, che venga! Se vada a nascondere dietro il coso! Bau, bau! Al così! Oh! Ursulina, sei tornata! Chi sta arrivando? E sta arrivando, tu sei tornata? Sì, troppo presto, vero? Eh sì, perché io e Chialica sono uscito dalle scale! Bau, bau! Chi è quella donna? E dopo te lo spiego, te lo dico dopo. Hai una donna che deve andare via. Ah no, prima parliamo. E madama Bugiulin, che adesso dopo te spiego, te lo dirò dopo. No, voglio saperlo subito. Ai ai, ma hai fatto Senti. Male al muscolo. Oh. Guai, guai a te se non mi confessi tutto. Avanti, confessati, confessa, confessa. Ma reverendo, Ursulina, quella lì è Madame Bugiulin. Poi non ho mica commesso un delitto da confessare, cosa? Sei un impostore, un bugiardo! Ma se non dico mai neanche la verità.
Come fai a dire che sono bugiardo? Hai il coraggio di negare! Ma non ci vuole nessun coraggio a negare. Guarda, quella lì è la signora Bugiolin che è venuta a cercare la lettera nel tavolin stamattin, pian pianin. Cos'è Yenin? Cretin! Ecco, voi sapete. Era ancora lui, ma lo sapeva, mica era. Lo sapevo che c'era. Capisci? E ti fai perdere la testa, mi sai più cosa dite? Se te la fa su per trovarmi la testa, eh? Intanto vado di là a strigliare quella strega! Fanen la balenga, fa il piacere. Voglio graffiarle la faccia! Fanen la gatta, fanen la gattina. Con te poi faremo i conti dopo. Sì. Galletto spennacchiato! Come galletto spennacchiato a me? La mia mai dimmelo che era un galletto spennacchiato, eh? Ursulina! Ursulina! Cosa fanno? Oh, signore! Ah! Hai capito? Meno male che sono calmati subito. Vedete che la dai la subito nella testa. Dove? Oh, là là. Sentenza favorevole. Oh, là là. Partire subito. Denari pronti. Opla, famelesi. 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 Lei la balletta lì che va in giro. La saliva. La saliva, saliva. È scesa. Oh, che fortuna, che consolazione! Me ne rallegro tanto. E anche noi. Grazie, madame. Basta che sgomberi subito. Guardi, lei può dirmi quello che vuole adesso, perché io di lei, guardi, me ne impippo. Signora Orsola, tanti auguri. Grazie. Lasciate, lasciate che vi abbracci tutto. Anche te con quella faccia da vecchia morfa. Oh, che bel merlo, Toto, fratello. Grazie, padre. Orsolina, signora mia d'oro. No, chi al no. Lo compatisco, perché in questo momento lei sta delirando. Oh, caro, caro, caro! Finalmente anche per noi un po' di felicità. Ed ora in avanti, tutti quelli che invidieranno la mia felicità avranno ragione, perché con l'apparenza della ricchezza non avrò più la realtà della miseria. Penso che rifarei tutto quello che ho fatto, perché non ho rimpianti e sono sicuro di aver sempre lavorato onestamente, esclusivamente per il divertimento del pubblico. Il mio, non chiamatemi né comico né niente, io sono un divertimento. Infatti già molti anni fa scrivevano sui muri, quando arrivavo, arriva Macario, il divertimento pubblico numero uno. E quindi io sono un divertimento e anche quelli che mi dicono: ma perché non interpreta questo, non interpreta Molière, Goldoni, e dice: ma ci sono già tanti altri che lo fanno molto meglio di me, e io faccio molto bene quello che sto facendo, spero sempre con soddisfazione per il pubblico. Arrivare possono arrivare tutti, durare è molto difficile. Ormai la recita è finita e la finzione è terminata. A luci spente sono qua a riportar la verità. Ci son brandelli di risate, un'eco spenta di battute ed il sorriso che ha lasciato qui una girl, una piuma che su nel ciel volò. Poi c'è un applauso che in ritardo qui arrivò e me lo prenderò. Sorriso che ha lasciato qui una girl, una piuma che è su nel ciel volò. Poi c'è un applauso che in ritardo qui arrivò
e me lo prenderò, sì. C'è il sorriso che ha lasciato qui una girl, una piuma che su nel ciel volò. Poi c'è un applauso che in ritardo qui arrivò e me lo prenderò. Tutte le sere io sono qui a spazzare il palcoscenico. Una volta ho trovato nel cilindro del prestigiatore un coniglio. Stasera sapete cosa ho trovato nel cilindro del prestigiatore? Una bella colomba. Che sia un segno d'amore e di speranza? Ci son brandelli di risate, un'eco spenta di battute ed il sorriso che ha lasciato qui una girl, una piuma che e su nel ciel volò. Poi c'è un applauso che in ritardo qui arrivò e me lo prenderò.